Ci sarà l'atleta professionista, ma anche il runner della domenica, il genitore col passeggino, ma anche l'anziano che vuole tenersi in forma. Nessuno vorrà perdersi la corsa più famosa della città, giunta alla 42esima edizione in perfetta salute e con sempre più iniziative per i tantissimi appassionati. Come ogni anno saranno tre i percorsi che domenica 24 marzo partiranno da Piazza Duomo. La più nota e partecipata è la Stramilano dei 50.000, la corsa non agonistica che colorerà la città. Partenza ore 9 dopo il classico colpo di cannone, poi via di corsa 10 km di percorso fino all'arena. I più piccoli invece potranno partecipare alla Stramilanina 5 km che dalle 9.30 consentiranno a tutti di riprendersi di corsa o a piedi le strade di Milano. E poi la corsa degli atleti, la mezza maratona agonistica tra le più partecipate d'Italia con oltre 6.000 sportivi al via. 21 km da percorrere a perdifiato in cerca del proprio record personale, il presidente di Stramilano Camillo Onesti. La grande festa di primavera della città è una cosa che è diventata talmente grande che non ci permette più di dimenticarla durante l'anno, quindi è una cosa che ci impegna 365 giorni all'anno. Gli assessori allo sport Bisconti e Stancari di Comune e Provincia di Milano. Credo che la corsa sia un fenomeno molto importante a Milano, ci sono tantissime persone che corrono tutti i giorni e usano in modo intelligente la città, a me piace dirlo perché la corrono, la percorrono, fanno capire agli altri che Milano è una città che va vissuta nei suoi parchi, nelle sue strade e la Stramilano è il momento topico. Noi sosterremo la manifestazione, probabilmente quest'anno come provincia di Milano correremo insieme anche all'esercito e quindi insomma ci sarà anche questo felice connubio. Credo che la Stramilano sia veramente una corsa importante a cui tutte le istituzioni devono sempre dare un contributo significativo.